Questa sarà una strada fatta dagli alpini sicuramente intorno alla prima guerra mondiale, perché data la larghezza sembra proprio una mulattiera per portare le armi, i cannoni. Là c'è il confine con la Svizzera, probabilmente avranno realizzato delle fortificazioni, torneremo a esplorare meglio. Oggi facciamo solo il giro, passo Iorio e giù sull'altro versante. Questo sembra un rifugio, bivacco invernale, capiamo cos'è. C'è anche una meridiana, senza gnomone. Guarda qua, 24 aprile 45, morti a un giorno dalla fine della guerra. Guardate che pazzie. Rifugio Giovo, ecco qua. Caserma della Guardia di Finanza dal 1870 al 1976. Qua. Gruppo Pini Garzeno. Questa sarà la sala da pranzo. E questa è la cucina. Verranno a fare la polenta d'estate. Adesso hanno tolto il tetto, se no gli fanno pagare l'IMU. Quanti minuti a piedi, passo un'ora, confine italo-svizzero. Bene, poi proseguiamo per il rifugio, andiamo fino al rifugio, poi vediamo. E fino qua, volendo, si può arrivare anche in auto, e da questo punto poi basta. Rifugio San Iorio.